Bentornato Soriana. È un po' di anni che non ci vediamo e Cassina di recente ha deciso di reinvitarti nei nostri salotti. È una storia che parte da lontano e ha come protagonisti due eccellenze. Da una parte una coppia di designer visionari, dall'altro un'azienda che dal Novecento dà corpo con le sue maestranze alle intuizioni dei progettisti più all'avanguardia, in una sintesi perfetta di Made in Italy. La storia di Soriana, la poltrona e il divano disegnati nel 1969 da Afra e Tobia Scarpa è ancora adesso tra gli imbottiti più ricercati per i progetti di interior design in tutto il mondo. A circa mezzo secolo da quando vide la luce il primo modello, Cassina ha ripreso questa icona diventata nel frattempo un pezzo da collezione e in collaborazione con Tobia Scarpa l'ha riproposta nel massimo rispetto dell'autenticità, impiegando però i materiali contemporanei, ecosostenibili, con l'obiettivo di creare un minore impatto ambientale e un maggiore livello di comfort. Tobia Scarpa la definisce un soffio di rinunciabile rilassamento, come potete aver visto dal mio sonno beato. Soriana fu premiata con il Compasso d'Oro nel 1970. La coppia di progettisti e l'azienda avevano dato vita a un mobile dalle curve abbondanti e avvolgenti, approfittando della tecnica di imbottitura con il poliuretano espanso, una novità dell'epoca che ha rivoluzionato la manifattura di divani e poltrone. L'imbottitura permetteva di realizzare un arredo soffice, di rivestirlo e fissarlo attraverso una grande morsa metallica in diversi colori adesso, ma all'epoca solo nella finitura cromata, in modo da formare morbide pieghe intorno a tutta la persona. La nuova versione di Soriana è disponibile come poltrona, divano a 2-3 posti e puff e chaiselong. La struttura originale in poliuretano è stata completamente sostituita da una serie di sacche riempite da microsfere di Bioform, la prima schiuma brevettata a base organica composta da biopolimeri ricavati dalle risorse naturali. Questo materiale è molto resistente, adatto a un uso a lungo termine ed è biodegradabile, quindi può essere compostato industrialmente. La comodità della seduta è ulteriormente aumentata grazie a un'imbottitura in fibra soffiata realizzata da PET riciclato al 100%, proveniente da Plastic Bank, grazie al coinvolgimento delle comunità locali. La plastica è raccolta prima che arrivi in mare, favorendo un'economia consapevole e circolare. Lo stesso materiale è utilizzato anche per l'imbottitura della fodera che avvolge la struttura come un morbido trapuntino. Bene, dopo avervi raccontato Soriana, torno al mio soffio di rinunciabile rilassamento.